Si intitola A misura di mare, la giornata tematica di studio, formazione per i più giovani e degustazione nata con l'idea di celebrare le due aree marine protette del Cilento. L'iniziativa parte con lo scopo di conservare gli habitat marini e ripristinare i loro equilibri e la biodiversità che sta regredendo ovunque per l'inquinamento, il cambiamento climatico e l'eccessivo sforzo della pesca. Tutte tematiche toccate e approfondite dal convegno promosso dal Parco Nazionale del Cilento che si è svolto presso Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate. Ad aprire i lavori è stato un mini documentario realizzato da Discovery Italia con la voce e le interviste del giornalista Enrico De Uringer. Presenti il neo presidente del Parco Nazionale del Cilento, Giuseppe Coccorullo, il direttore del parco, Romano Gregorio, e Antonella Cammarano, dell'ufficio pesca della Regione Campania. All'inizio forse è stata vista come una limitazione, però secondo me con il passare degli anni piano piano i pescatori hanno capito che può essere una risorsa importante. Ormai si parla che il pescato è molto sfruttato alla pesca, quindi anche su questo dobbiamo stare attenti e quindi noi con la nostra particolarità del pescato locale può essere un valore aggiunto per i loro pescatori e che quindi dobbiamo insieme a loro in sinergia lavorare per migliorare i controlli e migliorare la pesca del posto. Abbiamo festeggiato la conclusione di questo progetto, abbiamo illustrato i risultati che abbiamo ottenuto, ma soprattutto abbiamo dimostrato di poter coinvolgere tutti gli operatori economici di questo fantastico mondo che ci è dato dalle aree marine protette, con in primis i pescatori e a seguire tutti gli altri operatori economici. Una parte dei numerosi progetti che la Regione Campania intende finanziare a favore delle aree marine protette, a favore della pesca, della sostenibilità della pesca e dei pescatori che devono riacquistare il ruolo centrale nella programmazione sia in termini di lavoro, sia in termini di formazione, sia in termini di aiuto per quanto riguarda il prodotto che verrà pescato, il prodotto primario che avremo dal lavoro dei pescatori.